Ma ciao a tutti e bentornati qui su, non su Apple Caffè perché sto in un altro posto, sono da tutt'altra parte, ma per un motivo ben preciso, non è che ho completamente sbroccato, un pochino sì, però ancora qualcosina in me di funzionante c'è. Cioè, che cosa succede? Sono qui stavolta per mostrarvi qualcosa che vi stupirà con effetti speciali. Questo qualcosa è ambientato in questa camera da letto, però potrebbe trovarsi in qualsiasi stanza o della vostra casa o del vostro ufficio. E la bellezza di questo qualcosa è che è completamente governabile e gestibile dal vostro iPhone o iPad attraverso un semplice comando vocale con Siri. Prima di dirvi a parole di che cosa si tratta, ve lo spiego mostrandovelo direttamente. Potrei utilizzare il mio iPhone per dare questi comandi, ma non posso perché lo sto usando per fare questa ripresa e dunque utilizzerò l'iPad. Prendo l'iPad che è in stato di stand-by, questo è un iPad Pro dell'anno scorso, e dico: "Ehi Siri, spegni la luce." Vediamo un po'. Ecco fatto. E vedete che questo alone rosa che era sopra di me, che era una luce rosa, si è spento. Adesso, ehi Siri, accendi la luce. Ma come state per vedere, non è tutto qui. Questa luce, configurabile a distanza con il comando della nostra voce con Siri, innanzitutto non trema affatto così come state vedendo adesso, poiché questo tremore è un effetto della ripresa effettuata con l'iPhone. In realtà la luce è assolutamente ferma e fissa. Il vero effetto di questa luce lo potreste vedere solo se io decidessi di mostrarvi una luce non così rosata, ma completamente bianca, perché con il tipo di luce completamente bianca, l'effetto così tremolante non appare più. Ma la cosa divertente è che io posso decidere di cambiare il colore della luce sempre semplicemente tramite Siri. Vediamo. Ehi Siri, metti una luce bianca. Ecco il colore bianco. Ecco, come state vedendo, adesso la luce non sta più tremando, ma nemmeno prima nella mia realtà, della mia camera, tremava. Però, per quanto riguarda la ripresa con l'iPhone, se la luce viene leggermente riscaldata e quindi va su toni più rosati o rossi, si avrà quasi inevitabilmente questo effetto di tremore solo per la ripresa. Nella realtà invece è fissa, così come la vedete ora che è bianca. Ma non finisce qui, noi possiamo elaborare qualsiasi tipo di colore, ma anche qualsiasi tipo di intensità intermedia tra il totale acceso e lo spento. Questo peraltro non è nemmeno il totale acceso, non è nemmeno la potenza massima della luce. Facciamo qualche esperimento. Ehi Siri, metti una luce verde. Verde in arrivo. Ed eccoci qua. Proviamo con altre luci. Ehi Siri, metti una luce blu. Ecco il colore blu. Il blu è vagamente spettrale con l'effetto che fa l'iPhone, perché l'iPhone poi si deve calibrare e viene una roba inguardabile. Andiamo a sistemare la situazione. Ehi Siri, metti una luce gialla. Ecco, Giallo in arrivo. già va un po' meglio. Proviamo adesso a cambiare l'intensità di questa luce. Ehi Siri, aumenta la luce. Ho impostato light su 100%. Ehi Siri, diminuisci la luce. Ho impostato light su 75%. Ehi Siri, metti la luce al minimo. Ho impostato light su 1%. Vedete che più è bassa la luce e più vedete l'effetto tremore, che ripeto non c'è nella realtà, è un effetto della ripresa. Ehi Siri, aumenta la luce. Ho impostato light su 26%. Ehi Siri, metti la luce al 44%. Ho impostato light su 44%. Insomma, potete definire voi con la precisione che volete l'intensità che volete. Il motivo per cui lo sto mostrando non è soltanto la particolarità di questo oggetto e di questo complemento d'arredo, ma è il fatto che non ho dovuto spendere una fortuna per ottenere questo effetto, poiché non ci sono soltanto i kit della Philips che sono abbastanza costosetti per ottenere questo tipo di effetti, ma ci sono anche dei prodotti simili su Amazon che funzionano allo stesso modo. In questo caso il prodotto è di iHaber, nel momento in cui io l'ho preso costava poco più di 30 euro. Vi posso eventualmente mettere qui sotto alla descrizione di questo video il link per vedere questo stesso prodotto su Amazon, se magari ancora con questa offerta conveniente. Comunque si tratta di una stringa LED da 2 metri. Configurarlo è una cosa assolutamente semplice, vi basterà un iPhone o un iPad per inquadrare il codice QR code
e niente, verranno automaticamente abbinati la striscia LED e il vostro dispositivo e potrete gestire la luce anche da più dispositivi diversi. Vi basterà poi salvare l'accessorio in questione nel vostro home kit, nell'applicazione casa. La confezione, eccola qui, questa versione qui è compatibile con l'home kit, o in italiano con l'applicazione casa di Apple, dalla quale potete gestire tutti i prodotti di domotica e quindi i vari dispositivi smart che sono presenti a casa vostra. Per quanto riguarda questa striscia LED, non avete bisogno di una presa smart per poterla gestire, a meno che voi non vogliate gestirla a distanza anche quando non siete in casa. Ad esempio, volete decidere che questa luce si accenda anche se voi non siete in casa e si accenda da sola, allora in quel caso dovete collegare l'alimentatore USB ad una presa smart, quindi che può essere gestita via wifi anche se non siete in casa, semplicemente dall'applicazione apposita. Bene, io direi di cambiare luce. Andiamo sul verde in modo che torniamo all'abbinamento fucsia verde dell'Apple Caffè. Proviamo. Ehi Siri, metti una luce verde. Vediamo un po'. Verde in arrivo. Vabbè, teniamoci questo verde. Anche per questo video un po' particolare da una camera da letto è tutto. Se vi è incuriosito, ditelo con un pollice in su qui sotto a riguardo video di YouTube. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi gratuitamente a questo canale, tanto basta un click qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè, oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F senza accenti. E abbiamo anche un account Instagram, si chiama Apple Caffè Official, e ultimamente si è anche aperto questo popolatissimo gruppo Facebook dove siete voi stessi a poter scrivere quello che volete, proporre gli argomenti che volete sulle vostre passioni tecnologiche e non solo. Il gruppo si chiama Apple Caffè and Popcorn e se volete potete venirci a trovare anche lì. Bene, per questo video è tutto, io vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.